Un argomento particolarmente complesso riguardante la filosofia cartesiana. Esso costituisce il mondo fisico e la geometria dal punto di vista di questo filosofo francese. Per poter comprendere in tutte le sue sfumature il pensiero cartesiano sul mondo fisico e la sua interpretazione geometrica, ho deciso di utilizzare una presentazione che ci presenta tutte le varie sfumature in cui questo argomento può essere trattato. Data una diapositiva iniziale, ho deciso di costruire una presentazione in cui ciascun argomento potesse essere messo in chiaro attraverso delle piccole frasi che io nel corso della mia presentazione cercherò di argomentare in modo da poter togliere qualsiasi dubbio sull'argomento trattato. Innanzitutto, il mondo fisico e la geometria. Partiamo dal primo concetto. Il primo concetto che ho voluto mettere in luce sono le luci e le ombre della fisica cartesiana. Perché ho deciso di utilizzare questi due termini, luce e ombre? Innanzitutto perché la fisica cartesiana, per il progresso della scienza fisica, a partire dal 600, ci sono dei meriti ma ci sono anche dei difetti. Per poter giungere a questi due concetti, ho deciso di utilizzare queste due frasi. La prima frase è: il meccanicismo incide sulla formazione della mentalità scientifica europea. Questa frase viene ricondotta alle luci della fisica cartesiana. La seconda è: la fisica di Cartesio fornisce una visione gravemente riduttiva della complessità dei fenomeni naturali. Analizziamo la prima fase. Prima di intendere il concetto di meccanicismo e di come questo dal punto di vista cartesiano possa incidere sulla formazione della mentalità scientifica europea, bisogna fare delle premesse. La prima premessa è: su che cosa si fonda la fisica cartesiana? La fisica cartesiana si basa sulla rigorosa separazione tra la sostanza pensante e la sostanza estesa. La sostanza pensante viene identificata con l'espressione latina res cogitans, mentre invece la sostanza estesa con l'espressione latina res extensa. Innanzitutto bisogna sottolineare la seconda premessa, come la fisica cartesiana poter radicalmente eliminare tutte quelle finalità antropomorfiche, animiste, magiche, astrologiche che ancora infestavano la fisica agli inizi del 600. Neppure Galileo Galilei, particolarmente importante in questo periodo, riuscì ad eliminare con altrettanta coerenza le scorie del passato. Eppure bisogna in questo momento fare un confronto tra i successi, la terza premessa, i successi conseguiti dalla fisica cartesiana riguardante l'analisi dei singoli fenomeni fisici e i successi conseguiti da Galilei. I successi conseguiti da Cartesio non possono essere messi nell'analisi dei singoli fenomeni fisici, essere messi in confronto, poiché non potrebbero reggerlo, con i successi conseguiti da Galilei. Nonostante questo, però, il meccanicismo riuscì a incidere sulla formazione della mentalità scientifica europea. Per quale motivo? Innanzitutto perché è caratterizzato dal coerente richiamo all'esigenza di una razionalità matematica e alla valorizzazione della visione meccanicistica. Agli inizi del 600 noi ci troviamo in un'età in cui la scienza ha come principale obiettivo quello di sfruttare la scienza come dominio della natura, e la visione meccanicistica che si ripropone come interpretazione delle leggi della natura attraverso i principi che noi utilizziamo per la costruzione delle nostre macchine è piuttosto allettante per gli scienziati, e attraverso questa visione meccanicistica gli scienziati riescono a partire dal 600 a giungere a notevoli successi che riguardano sia il mondo della fisica sia il mondo della progettazione delle macchine. La seconda frase ci dice come la fisica di Cartesio fornisce una visione gravemente riduttiva della complessità dei fenomeni naturali. Perché? Nonostante il successo conseguito dalla visione meccanicistica, l'interesse di Cartesio nella rappresentazione del mondo fisico attraverso la geometria era rivolto prevalentemente innanzitutto al problema metodologico e in secondo luogo ai principi di carattere generale. Questi due fattori, congiunti al desiderio da parte di Cartesio di elaborare un sistema
onnicomprensivo adatto da fare da complemento alla metafisica portavano come risultato a non prendere in considerazione l'analisi accurata dei singoli fenomeni fisici, e questa è la ragione del perché i successi conseguiti da Cartesio non poterono reggere il confronto con i successi conseguiti da Galilei. E innanzitutto a delle sommarie generalizzazioni che avevano come effetto una gravissima riduzione, una visione gravemente riduttiva della complessità dei fenomeni naturali. Passiamo al secondo punto della nostra presentazione. La geometria e la fisica deduttiva e l'apriorismo. Meccanicismo significa ovviamente determinismo. Perché significa ovviamente determinismo? Perché, date le premesse che una spontaneità, un evento spontaneo della natura, una sua intrinseca causalità, dal punto di vista cartesiano non sono ammissibili, perché si rifà quel principio che costituisce uno dei punti qualificanti della rivoluzione scientifica, che un evento della natura può avvenire solamente per una oggettiva necessità causale. La necessità oggettiva si traduce in una necessità logica e matematica. Perché si traduce in una necessità logica e matematica? Quando la scienza fisica assume una struttura matematica, dalla necessità oggettiva, che traduce un evento spontaneo che avviene secondo le leggi della natura, si passa a una necessità logica matematica che trova le sue basi, la sua genesi, nelle leggi del pensiero. Che cosa significa questa frase? Significa che, dato una determinata ipotesi che proviene dalle leggi del pensiero, che costituisce delle argomentazioni implicite, noi attraverso una deduzione matematica siamo capaci di comprendere esplicitamente ciò che viene argomentato nelle ipotesi. Ora, noi sappiamo infatti che la deduzione si limita a esplicitare ciò che è già detto implicitamente all'interno di un'ipotesi, per cui non mira a creare altre leggi del pensiero per poter spiegare come avviene nella natura quel determinato fenomeno preso in considerazione. Ora, il successo del procedimento deduttivo dal punto di vista cartesiano tende ad evidenziare come le argomentazioni che vengono trattate all'interno dell'ipotesi siano una reale conseguenza, e quindi siano costituite da un'intima connessione tra ciò che viene argomentato nell'ipotesi e ciò che corrisponde alla realtà esterna, che noi attraverso la deduzione matematica riusciamo a mettere in relazione. Quindi, partendo da questa illusione, Cartesio decide di far fare alla fisica, così come alla metafisica, quel salto da un ordine logico all'ordine ontologico che costituisce l'ultima aspirazione del razionalismo. Non di rado, infatti, secondo quest'ultima affermazione, possiamo notare come Cartesio, nella sua interpretazione del mondo fisico come geometria, procede secondo la consapevolezza che attraverso le nostre capacità siamo in grado di capire le leggi della natura che governano il mondo. La terza frase ci dice come sono oggettive solo quelle proprietà che siano suscettibili di una trattazione geometrica. Infatti, secondo il pensiero cartesiano, non sono solamente le leggi della natura che governano il mondo, che noi siamo capaci di comprendere attraverso le nostre capacità intellettuali, ma anche tutto ciò che costituisce la sostanza estesa, ovvero la res extensa. Sulla base di questa affermazione, Cartesio ritiene che possiamo identificare come oggettive solamente quelle proprietà della sostanza estesa che costituiscono la materia che siano trattabili geometricamente, mentre invece tutte quelle proprietà a cui non possiamo identificare, a cui non possiamo far corrispondere una trattazione geometrica, costituiscono delle proprietà soggettive. Pertanto, da questo ragionamento noi possiamo affermare che Cartesio ritiene l'unica scienza fisica ammissibile la geometria. Passiamo al terzo punto della nostra presentazione. Il terzo punto della nostra presentazione riguarda la geometria analitica. Cartesio scrive un'importante opera che è conosciuta come Il discorso del metodo. All'interno di questa opera parla della geometria. La geometria, che viene trattata nel discorso del metodo, costituisce, possiamo dire, l'atto di nascita della moderna geometria analitica. La geometria analitica, dal punto di vista storico, si configura come il punto di incontro
tra il progresso della scienza moderna algebrica e il lento contemporaneo repubblico della geometria classica. La seconda frase della nostra presentazione riguarda: risulta possibile unificare la geometria degli antichi con l'algebra dei moderni. Perché secondo Cartesio questo è possibile? Egli ritiene infatti che tutte le differenti scienze siano tra di loro intimamente connesse, poiché nonostante siano caratterizzate da un differente oggetto di studio, questi studi possono essere tra di loro messi in relazione per il semplice fatto che si occupano di studiare determinate caratteristiche di un oggetto solamente in base a rapporti e proporzioni che possono essere messi tra di loro in relazione. Pertanto è possibile unificare la geometria degli antichi con l'algebra dei moderni. Perché questo sia possibile, però, secondo il pensiero cartesiano, può essere verificato solamente attraverso una revisione di entrambe le scienze. Perché? Innanzitutto Cartesio trova dei difetti sia nell'una che nell'altra. Per quanto riguarda la geometria degli antichi, nonostante i suoi successi incontestabili, Cartesio ritiene che sia inficiata al procedere episodico. Che cosa significa? Significa che per ogni costruzione è necessario costruire una dimostrazione ad hoc che sia in grado di spiegare perché la costruzione si verifica in quella maniera e non in un'altra maniera. Che cosa significa? Significa che questo procedere episodico è basato solamente sul riconoscimento di considerazioni intuitive e gli scienziati del passato che hanno portato alla fondazione della geometria antica non portarono a una relazione delle grandezze della loro universalità e quindi non riuscirono a effettuare una generalizzazione degli eventi in modo da poter creare un aspetto sistematico della scienza con cui poterla studiare. Per quanto riguarda l'algebra dei moderni, Cartesio la identifica come un'arte oscura. Perché la identifica come un'arte oscura? Sia per la simbologia che essa decide di utilizzare, nella maggior parte dei casi non si apprende totalmente il significato, sia perché egli ritiene che l'algebra dei moderni sia totalmente, sia quasi legata a una sostanza con la geometria. Pertanto, passiamo al quarto punto della nostra presentazione, nel come, che si collega al terzo punto, riguardante la riorganizzazione cartesiana della geometria. Per poter collegare le scienze, quindi in questo caso la geometria degli antichi e l'algebra dei moderni, Cartesio ritiene necessario operare una sistematica organizzazione della simbologia algebrica, la cui opera costituisce la simbologia algebrica che noi utilizziamo allo stato attuale. La riorganizzazione sistematica della simbologia algebrica in un linguaggio autonomo. Perché la vuole mettere in un linguaggio autonomo? Perché attraverso un linguaggio autonomo la geometria è capace, all'interno di se stessa, quindi non usufruendo delle conoscenze geometriche, cioè con termini puramente formali, di poter spiegare la geometria, la quale a sua volta svolge la funzione di punto chiarificatore intuitivo dell'algebra. In termini semplici possiamo dire che attraverso questo linguaggio autonomo e questa riordinazione sistematica della simbologia algebrica è possibile che la forma e il numero siano tradotti, la forma e il numero rispettivamente della geometria e del procedimento algebrico siano traducibili l'uno nell'altra. Il sistema di riferimento è costituito da una coppia di linee fondamentali. Ovviamente nella rappresentazione geometrica dei procedimenti algebrici noi sappiamo già per assunzione che è costituito da una coppia di numeri, da un'unità dei numeri che costituiscono un'unità di misura che possono rappresentare una grandezza come una distanza, e una coppia di linee fondamentali che costituiscono il sistema di riferimento cartesiano attraverso il quale è possibile rappresentare dei procedimenti algebrici come le funzioni attraverso dei punti, delle linee o delle curve. Passiamo al quinto punto della nostra presentazione. La fisica come geometria, l'estensione e il moto. La fisica è integralmente riconducibile alla geometria. E la fisica cartesiana è interessata da una mancanza quasi totale della matematica. Ho deciso di argomentare queste due frasi insieme in modo tale da poterle mettere in relazione. Perché? Nella rappresentazione del mondo fisico, Cartesio, abbiamo detto come egli individui
come proprietà oggettive di un oggetto tutte quelle che sono caratterizzate da una trattazione geometrica. E le restanti sono delle proprietà soggettive. Neanche la presenza del moto che costituisce la materia della sostanza estesa può essere una riduzione all'affermazione. La fisica è integralmente ricondotta alla geometria. Perché? Perché anche il moto può essere ricondotto a una dimensione geometrica. Pertanto, nelle opere di fisica di Cartesio è costante la quasi totale assenza della matematica, un evento che però non deve sconcertare, dato che egli è stato il fondatore del sistema di riferimento cartesiano che metteva in relazione la forma e il numero traducibili l'uno nell'altra. Perché l'intento di Cartesio nella rappresentazione della realtà del mondo fisico si basa solamente sull'interpretazione del mondo in modo tale da poter dare una trattazione che renda una trattazione matematica dal punto di vista grafico, senza però essere obbligati a svolgere i procedimenti algebrici che corrispondono a quella data rappresentazione grafica che costituisce lo studio della geometria. L'estensione è il mondo all'origine da Dio. Secondo il pensiero cartesiano legato al mondo della fisica, tutti i fenomeni riconducibili alla varietà del mondo fisico hanno come ingredienti solamente l'estensione e il moto. L'uno e l'altro hanno origine da Dio, al quale si deve non soltanto il merito di aver ricondotto, di aver creato la res extensa, ma anche il merito di aver conferito a questa sostanza estesa, quindi a questa materia, un'iniziale quantità di moto indistruttibile non meno della materia. Da questa affermazione possiamo dire quindi che tutto ciò che viene operato da Dio è immutabile quanto la sua essenza. Pertanto si porta a due principi fondamentali di conservazione della quantità e del moto che costituiscono la fisica cartesiana. Il sesto punto della nostra presentazione riguarda lo spazio e la materia. L'identificazione della sostanza estesa della fisica di Cartesio con la materia porta delle inevitabili conseguenze che sono quattro, ossia quelle identificate nella presentazione. La sostanza estesa è infinita. Perché è infinita? Avendo come premessa che lo spazio euclideo in cui è contenuta la sostanza è infinito, di conseguenza anche la sostanza estesa che lo occupa sarà infinita. La materia non può essere costituita da atomi perché lo spazio geometrico è infinitamente divisibile, pertanto la materia non può essere costituita da atomi bensì da particelle ancora più piccole, poiché gli atomi sono, secondo il pensiero cartesiano, infinitamente divisibili. Lo spazio è continuo e di conseguenza non è concepibile il vuoto. Lo spazio è continuo perché, secondo il pensiero di Cartesio, non esistono finiture, interruzioni, buchi e di conseguenza non è concepibile il vuoto. Perché questa affermazione? Questa affermazione si può effettuare da un ragionamento logico. L'aggettivo estesa è un attributo che costituisce la sostanza che occupa lo spazio euclideo, il quale non si potrebbe ricondurre a una sostanza, non avrebbe una sostanza a cui inerire se esistesse il vuoto. Pertanto non esiste lo spazio vuoto, secondo il pensiero cartesiano. Lo spazio è qualitativamente differenziato. Che cosa significa? Secondo il pensiero cartesiano, infatti, tutte quelle identificazioni soggettive che costituiscono le qualità della sostanza estesa che occupa lo spazio euclideo sono puramente soggettive per il semplice fatto che la sostanza estesa nel suo vasto spazio che occupa lo spazio euclideo non è qualitativamente differenziato, pertanto presenta delle qualità oggettive. Passiamo al settimo punto della nostra presentazione: il rifiuto del concetto di forza e le leggi. L'unico motore della grande macchina del mondo è costituito dall'originaria quantità di moto. Significa in pratica che il movimento che viene associato a tutti i frammenti di materia che costituiscono la sostanza estesa traggono il loro movimento solamente dall'originaria quantità di moto che, attraverso il principio di conservazione che costituisce una delle due leggi dell'universo fisico di Cartesio, dà origine al movimento dei frammenti di materia contenuti nello spazio euclideo.
Questa affermazione da parte di Cartesio porta a escludere l'esistenza di qualsiasi tipo di forza, che siano attrattive o che siano repulsive, e porta anche a ripudiare quelle forze che dovrebbero esplicarsi a distanza, come ad esempio le forze elettriche, le forze magnetiche, le forze universali o di qualsivoglia altra natura. Questo ripudio delle forze non è del tutto giustificato, ma può essere ammissibile dalla concezione: come è possibile che un corpo possa esercitare un'azione tramite una forza laddove non è? Il principio di inerzia e il principio della conservazione della quantità di moto, come anticipato, costituiscono le due leggi fondamentali della fisica universale di Cartesio. Il principio di inerzia, che ci permette di poter spiegare come avviene il movimento in una sostanza omogenea, e il principio della conservazione della quantità di moto. Passiamo all'ottavo punto. Difficoltà del modello geometrico e la teoria dei vortici. La difficoltà è interpretare il movimento. La riduzione della fisica alla geometria si scontra con delle numerose difficoltà nel caso in cui si disponga, come in Cartesio, solamente di procedure matematiche. Che cosa significa? Entro lo spazio euclideo, che è puramente oggettivo, quindi non presenta delle eterogeneità, quindi non presenta delle diversità, non si riesce a capire come possa essere accettabile quella proprietà, ovvero il moto, che noi tendiamo a identificare con il termine di movimento. Secondo il pensiero di Cartesio, però, è possibile che vari frammenti di materia che costituiscono la sostanza estesa si muovino intorno ad altri frammenti di materia, però non si riesce a capire come questo movimento possa essere rivelato vista l'uniformità del tutto. I differenti aspetti della resa estesa dipendono dalle differenti condizioni inerziali. La parte di questa teoria cartesiana legata al movimento dei frammenti di materia che risulta meno convincente non sta nell'identificare come avviene questo movimento, ma dal semplice fatto che la diversità con cui si presenta ai nostri occhi la materia sia costituita proprio da questi movimenti, ovvero che portano alla formazione dello stato solido, dello stato liquido, dello stato uniforme o quegli spazi che noi erroneamente identifichiamo come spazi vuoti. Da ciò Cartesio ritiene che la differenziazione con cui si presenta ai nostri occhi la materia sia costituita dalle differenti condizioni inerziali. Pertanto, data una condizione inerziale di un corpo, è possibile raggiungere differenti stati di aggregazione, solido, liquido, gassoso. Per esempio, un corpo che sia coerente e solido è costituito da frammenti di materia che presentano tra di loro delle comuni condizioni inerziali, ovvero che non siano presenti tra di loro dei moti rotatori legati ad altri frammenti di materia circostanti. Condizione, questa è una condizione inerziale, che si protrae tra i frammenti di materia in linea maggiore rispetto alla minore o maggiore durezza da parte del corpo solido. La materia sottile è costituita di corpuscoli. Per dare ragione di quella frase erroneamente definita come spazio vuoto, Cartesio ritiene che, dato che esclude qualsiasi tipo di forza che possa effettuare una coesione, un'attrazione tra i frammenti di materia che costituiscono il corpo solido, che tra questi frammenti di materia esistono dei corpuscoli che si identificano come materia sottile o lettere, che sono dei piccolissimi frammenti di materia privi di ogni coerenza. Quindi, se sono privi di ogni coerenza, significa che sono soggetti a differenti livelli di condizione inerziale. Attraverso la teoria dei vortici si spiega la gravità e il modo di rivoluzione dei pianeti. Perché? La rappresentazione del moto rettilineo, la rappresentazione dell'inerzia, della condizione inerziale, avviene attraverso un moto rettilineo. Però, posta la premessa che ci sia uno spazio vuoto, si porta all'inevitabile conseguenza che questo movimento rettilineo finisca per chiudersi in un circolo. Quando un corpo, ad esempio, attraverso una materia sottile, ipotizzando la materia sottile come dei granelli di sabbia, se io lo attraverso, questi granelli di sabbia si spostano al contatto con l'oggetto che li attraversa e poi finiscono per riunirsi seguendo la scia che è lasciata dal corpo attraverso il suo movimento. Questo processo porta alla formazione di un complesso sistema di vortici che costituiscono una struttura fondamentale della fisica cartesiana.
Attraverso la teoria dei vortici è possibile spiegare la gravità e il movimento dei pianeti perché, dal punto di vista cartesiano, la Terra ruota all'interno di un vertice, così come tutti gli altri corpi celesti. Tutti i corpi celesti però a loro volta ruotano all'interno di un vortice più grande entro il quale gira il Sole. Quindi che cosa significa? Che attraverso questo modello meccanico è possibile ricondurre la gravità, cioè la caduta dei gravi nel suolo terrestre, così come le rivoluzioni dei pianeti, sia della Terra sia degli altri corpi celesti, intorno al Sole. La teoria dei vortici, nonostante non sia stata suffragata da alcuna prova scientifica, né sia stata costituita di un'elaborazione matematica, è di fondamentale importanza perché, nonostante sia erroneamente definita, essa costituisce un punto fondamentale del progresso della scienza fisica, perché è la prima scienza, prima del sistema newtoniano, che identifica la caduta dei gravi sul suolo terrestre e la rivoluzione dei pianeti come causa di un'unica motivazione. Il meccanicismo e la vita e il contributo finale. La riduzione cartesiana non risparmia neppure il sistema della vita. Secondo il pensiero del filosofo francese, infatti, le funzioni vitali non presentano alcunché di specifico che li possa differenziare dalle normali episodi meccanici che costituiscono i fenomeni naturali. Questa considerazione da parte di Cartesio viene confermata, secondo lo stesso autore, non soltanto dalle prove relative agli studi anatomici che sono stati compiuti fin dal Rinascimento, che avevano dimostrato la struttura meccanica dello scheletro e della muscolatura del corpo di un uomo, ma anche di scoperte a lui più vicine, come ad esempio la circolazione del sangue, che è stata scoperta da William Harvey. Quindi, in linea di massima, Cartesio tende a identificare il corpo dell'uomo come un automa che funziona in virtù sia dell'inerzia sia del principio di conservazione della quantità di moto. E in questo caso egli ritiene che la res cogitans, che costituisce la sostanza pensante, ovvero le leggi del pensiero, che sono capaci, come abbiamo detto prima, di comprendere le leggi che governano il mondo, utilizzino il nostro corpo proprio come di uno strumento. Quindi la res cogitans la res extensa è presenta un legame di sudditanza con la res cogitans. Cogitans. Coerente richiama l'esigenza di una razionalità matematica e la valorizzazione del modello meccanico. Nonostante Cartesio tenda ad affermare come il legame tra la sostanza estesa e la sostanza pensante presenti un'intima connessione maggiore rispetto a quella che potrebbe esistere tra una macchina e un automobilista, il quale, nel caso in cui l'automobilista si trovi in una situazione con una macchina in panne e sia costretto ad abbandonarla, ritroviamo la considerazione che anche l'anima, quando il corpo muore, tende ad abbandonarla, poiché il corpo non può più funzionare, quindi la sostanza pensante non è in grado di poterla sfruttare proprio come uno strumento. Come punto finale possiamo affermare che i contributi specifici da parte di Cartesio alla formazione del progresso scientifico non siano molto significativi, o meglio, bisogna affermare che la loro affermazione è problematica, poiché le teorie di Cartesio hanno si portato a delle teorie dalla cui validità non si può discutere, come per esempio il principio di inerzia e il principio di conservazione della quantità di moto, però i loro concetti sono stati inseriti all'interno di sistemi che non sono del tutto corretti, ma portano dei difetti in numerosi punti. Ciò non di meno, la figura di Cartesio è stata fondamentale per la formazione del progresso della scienza fisica o della fisica classica per due ragioni. La prima è il coerente richiamo all'esigenza di una razionalità matematica e la valorizzazione del modello meccanico. E con questa affermazione abbiamo concluso la nostra spiegazione. Poi spiegherà lui.